sia per Windows che per Linux in due versioni, Community ed Enterprise. Nel nostro caso, inutile dirlo, utilizzeremo la versione Community, quindi quella open source e scaricabile da tutti, basandoci sul server Ubuntu. In particolare, Alfresco viene introdotto nelle aziende perché, a differenza delle semplici condivisioni Samba e quindi la semplice gestione documentare, una specie, per così dire, di calderone dove andiamo ad inserire tutta la documentazione, Alfresco introduce alcune peculiarità. Ad esempio, la ricerca avanzata, quindi è possibile ricercare i documenti non solo per nome, ma anche per termini presenti all'interno del documento. E questo sapete bene che avvantaggia molto il cliente nella ricerca appunto dei documenti. Oltre a questo gestisce la versionatura dei documenti, quindi è possibile aggiungere più versioni a un documento senza la necessità di rinominarlo, magari con la data, l'ora dell'ultimo aggiornamento e quant'altro. Allo stesso modo permette di introdurre il workflow, o meglio il ciclo di vita del documento. Possiamo fare riferimento a questa breve slide. I documenti hanno appunto un ciclo di vita, vengono creati, revisionati, approvati e pubblicati. E nel caso in cui la revisione non è corretta, si ritorna indietro, quindi il ciclo continua sino alla pubblicazione del documento. Ma ritornando ad Alfresco, queste peculiarità le vedremo magari nei video successivi. Adesso bando alle ciance e mettiamoci subito al lavoro. Iniziamo quindi subito l'installazione di Alfresco. Abbiamo detto che nel nostro caso utilizzeremo come sistema operativo server Ubuntu, per cui poiché virtualizzeremo il tutto, apriamo il nostro SXI e andiamo a creare una nuova macchina virtuale, nel nostro caso di test Alfresco, scusate, di tipo custom. Con il nome, ad esempio, test al fresco, legata al data store 1 nel nostro caso, virtual machine versione 8, come sistema operativo Ubuntu a 64 bit, come RAM 2 giga. Scegliamo la scheda di rete e quindi andiamo a creare ad esempio un disco di test, nel nostro caso di appena 20 giga. Andiamo avanti. Queste sono le impostazioni riassuntive e attendiamo la creazione della macchina. Precedentemente abbiamo scaricato dal sito ufficiale di Ubuntu la versione 12.04 a 64 bit, che siamo già andati a caricare all'interno del data store 1 e che quindi adesso andiamo ad impostare come CD nel data store 1 la ISO di Ubuntu, la impostiamo come autopartenza, andiamo ad impostare l'avvio dal BIOS e non ci resta che aprire la console e avviare l'installazione. Adesso andiamo ad impostare l'autopartenza da CD. Posizioniamoci nella sezione boot, al primo posto impostiamo CD, salviamo e andiamo ad installare Ubuntu. Scegliamo come lingua di installazione italiano, scegliamo Installa Ubuntu Server e iniziamo l'installazione. Confermiamo la lingua selezionata, quindi Italia. Andiamo a fare un rilevamento della tastiera, una configurazione della tastiera, digitiamo Y, W, mentre questi caratteri successivi non sono supportati, quindi pigiamo sul no. No, ancora. Abbiamo terminato. Continuiamo.
però potete scegliere anche CentOS, un'altra differente distribuzione Linux. O ovviamente anche Windows, poiché come detto precedentemente Alfresco può essere installato anche su Windows e è possibile scaricarlo anche per Macintosh. Dopo lo vedremo quando andremo a scaricare il file bin mediante il quale andremo proprio ad installare Alfresco. Nel frattempo l'installazione sta procedendo. Configurato la rete con DHCP, infatti dopo andremo a impostare l'indirizzo come statico. Come host andiamo ad impostare ad esempio Alfresco. Come utente Alfresco. Nome account va bene Alfresco. Una password. Possiamo mettere una password molto semplice e poi modificarla. Abbiamo utilizzato una password non sicura, continuiamo. Cifrare la propria directory personale va bene? No. Confermiamo la time zone. Continuiamo utilizzando l'intero disco. Selezioniamo il disco. Scrivere modifiche sui dischi, ovviamente sì. Adesso sta procedendo con l'installazione del sistema base, quindi l'installazione dei pacchetti utili. Continua. Decidiamo di gestire gli aggiornamenti in maniera manuale e continuiamo. Installiamo solo il pacchetto OpenSSH che ci permetterà appunto di collegarci in CLI e continuiamo l'installazione.
data, quindi dice assicurarsi di rimuovere il supporto CD e cliccare su continua. Per eccesso di zelo andiamo sulla macchina virtuale e eliminiamo la partenza all'avvio del CD e clicchiamo su continua. Si sta riavviando. Sta terminando appunto l'installazione. Controlli diritto all'avvio. Loghiamoci con l'utente al fresco appena creato e non ci resta che andare a definire l'indirizzo IP fisso, in quanto nell'installazione di Alfresco ci verrà richiesto proprio l'indirizzo IP e poiché adesso è installato in DHCP potrebbe crearci problemi. Per cui innanzitutto andiamo ad impostare la password di root, quindi sudo passwd perfetto e adesso definiamo Verifichiamo, scusate, l'indirizzo IP che automaticamente ha acquisito ed è il lo 0.192.168.0.62 e colleghiamoci con il PuTTY. Apriamo il PuTTY. Colleghiamoci all'indirizzo 062, questa volta con l'utente di root, utilizzando la password appena inserita, e posizioniamoci in etc network interfaces. Andiamo a modificare questo file, verifichiamo quindi che l'interfaccia ETH0 è impostata su DHCP. INS per inserire non DHCP ma static. L'indirizzo impostiamo lo stesso, 192.168.0.62, netmask 255.255.255.0 e Gateway, nel nostro caso coincide con il firewall 192.168.0.2. Quindi abbiamo definito l'interfaccia ETH0 come statica all'indirizzo 192.168.0.62. Salviamo e andiamo a verificare il file etc-resolve.conf correttamente allo 02. Non ci resta che riavviare il tutto e verificare l'acquisizione dell'indirizzo IP statico e nonché la navigazione su internet del server stesso. Proviamo ad effettuare l'accesso. Sempre con l'utente di root e andiamo a verificare www.libero.it. Ci dà l'errore, andiamo a riverificare il file resolve.conf e quindi aggiungiamo name server 192.168.0.2, ossia il nostro gateway. Adesso dovremmo non avere più problemi, infatti. Abbiamo quindi a disposizione un server Ubuntu con indirizzo IP fisso e con collegamento ad internet. Possiamo procedere con l'installazione di Alfresco. Terminata l'installazione di Ubuntu, procediamo con Alfresco. Quindi ricolleghiamoci con il PuTTY all'indirizzo
192 168 062 come utente di root. A questo punto, prima di andare a scaricare il file di installazione di Alfresco e di installare lo stesso, dobbiamo installare LibreOffice. Quindi apt-get install LibreOffice. Adesso ci chiederà conferma. E inizierà a scaricare e ad installare LibreOffice. Nel frattempo andiamo a reperire il link per il download dell'eseguibile di Alfresco. Quindi apriamo un qualsiasi browser, andiamo su Google e cerchiamo Alfresco download. Andiamo sul sito di Alfresco. Scarichiamo, abbiamo detto, la versione community, ad oggi la 4.2, e come possiamo vedere dalla fase 1, possiamo scaricare la versione per Windows, per Linux e per Macintosh. Quello che serve a noi ovviamente è Linux, quindi clicchiamo tasto destro copia indirizzo e teniamolo in memoria, poiché tra un po', terminata l'installazione di LibreOffice, dovremo scaricarla. Quindi impiegherà ancora circa un minuto, come vediamo, per terminare il download dei pacchetti e poi procederà con l'installazione. Terminata l'installazione di LibreOffice, a questo punto posizioniamoci nella cartella TMP e andiamo a scaricare l'eseguibile. Anche qui ci vorrà un po' di tempo, ecco. Ci verranno circa 7 minuti e attendiamo il termine del download. Perfetto, il file è stato scaricato. Andiamo a creare la cartella nella quale sarà salvato Alfresco. Mkdir opt Alfresco. Assicuriamoci che questa cartella sia vuota, altrimenti non viene accettata durante l'installazione. Non ci resta che associare i corretti permessi all'eseguibile ed avviare l'installazione. Scegliamo ovviamente come lingua italiano, quindi 4, tipo di installazione avanzato 2. E qui andiamo a selezionare i componenti che vogliamo installare. Java sì, Postgre sì, SharePoint sì, Web Quick Start sì, integrazione con Google Docs sì, LibreOffice sì. Se è tutto corretto, digitiamo sì. Ecco qui, andiamo a inserire la cartella di destinazione appena creata, quindi opt Alfresco, opt
porte di default. Il dominio, inseriamo l'indirizzo IP del server stesso, quindi 192.168.0.62, porta server Tomcat predefinita, porta di arresto Tomcat predefinita, porta FTP predefinita, password. Inseriamo inizialmente magari una password semplice che successivamente andremo a modificare, porta SharePoint al fresco predefinita. Decidiamo di installare al fresco come servizio, di modo che ad ogni avvio del server al fresco verrà appunto avviato correttamente, automaticamente. Yes per continuare con l'installazione. E adesso anche qui ci vorrà qualche minuto, attendiamo l'inizio dell'installazione. L'installazione è terminata, decidiamo di non leggere il file leggimi, avviamo al fresco share, quindi yes. Attendiamo l'avvio dei diversi servizi. I servizi si sono avviati correttamente, non ci resta che posizionarci all'indirizzo 192.168.0.62.80.80/share e verificarne il collegamento. Come potete vedere, l'accesso è avvenuto correttamente, non ci resta che inserire il nome utente admin e la password precedentemente definita durante l'installazione. Una volta effettuato l'accesso potete iniziare ad utilizzare al fresco. Attendiamo l'accesso, nel frattempo io inizio a salutarvi, spero che questo tutorial possa essere stato utile. Come avete visto, nell'arco di un'oretta circa siamo riusciti a mettere su un server Ubuntu con al fresco e potete iniziare ad utilizzarlo seguendo magari i nostri video successivi, dove vi spiegheremo maggiormente i dettagli di al fresco.